dove la prima linea deve giocare alta e togliere tempo all'attacco. Ci siamo? Nel momento in cui la palla supera la prima linea, pronti a rientrare sotto la palla. Vai! Azzurra! Insieme! Mauro Di Matteo, capo allenatore della prima squadra. Qual è l'obiettivo formativo? La prima squadra è la fase conclusiva del nostro percorso. Dà a tutti i ragazzi la possibilità di poter esprimersi e di poter completare il loro bagaglio tecnico e di esperienza. Infatti si trovano a confrontarsi con tantissimi atleti esperti, con sicuramente più esperienza sul campo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale. Questo dà loro l'opportunità di poter fare degli step importanti, non solo contro avversari esperti, ma hanno anche la possibilità di confrontarsi in allenamento con alcuni senior che sono importanti e formativi per loro. Giacomo Cocchini è il vice allenatore della prima squadra dell'Azzurra Basket. Che attività svolgete durante l'allenamento? Il primo è creare il gruppo squadra, creare un ambiente sereno dove tutti i giocatori possono essere protagonisti e possono crescere. Dal senior che deve, diciamo, calcificare, mantenere più possibile la forma, le proprie caratteristiche, all'under che invece deve provare a fare qualcosa in più, deve mettersi in gioco per la prima volta in un campionato senior, ne abbiamo diversi quest'anno, e quindi crescere con queste esperienze. Azzurra! Insieme! Marco Daddario, direttore sportivo della prima squadra. La prima squadra è composta da alcuni senior, dove per senior intendiamo dei giocatori che ormai da diversi anni militano nel campionato di Serie D, perché appunto l'Azzurra come prima squadra milita nel campionato di Serie D. E quest'anno abbiamo anche un fuori all'occhiello, cioè abbiamo aggiunto una persona, un giocatore con un bagaglio di esperienza di categoria anche superiore, che diciamo compongono un po' l'ossatura della squadra e sono di esempio e di guida ai ragazzi più giovani che appunto compongono il resto della squadra, che sono poi i ragazzi del nostro settore giovanile, su cui noi puntiamo molto e che per questo diciamo premiamo facendoli anche giocare e militare nel campionato di Serie D. Azzurra!